Ragazze e ragazzi, ben ritrovati su Control e ben ritrovati nelle bizzarre avventure di Jess. Proseguiamo con le subquest, ci troviamo qui nel reparto esecutivo, più precisamente nell'area delle lettere non recapitate, perché ho notato che nella missione Fuga di Langston, un'altra delle subquest che affronteremo in questa serie alla fine di missioni extra, c'era scritto che per purificare e contenere le lettere mobili saremmo dovuti recarci proprio qui nel reparto esecutivo, per cui andiamo, però prima volevo spendere altri punti abilità per sbloccare, se ci bastano, e ci bastano, il colpo a terra che abbiamo visto fare alla Jess dietro lo specchio. Premi R3 durante levitazione per colpire con forza il terreno e danneggiare i nemici. Oh, ma c'ho una parte di schermo tagliata? Perché non riesco a leggere cos'altro c'è scritto? Vabbè, poi ci guardo. Vediamo se possiamo potenziare qualcosina. Non credo, però possiamo. Ah, non possiamo nemmeno cambiarci d'abito, perché solo dall'esecutivo centrale ci si può cambiare d'abito. Vabbè, allora continuiamo ad andare così. E senza perdere troppo tempo, buttiamoci verso questa missione. Beh, ok. Devo capire dove andrà a finire. Oddio. È qua. Ah no. È qua. Ehi. Mi stai veramente prendendo in giro? Allora, proviamo a prevedere dove andrà a finire qua. Ok, dai, pigliala, Jess. È Jess, però. Bene, dobbiamo prevedere il suo giro. Sappiamo che comunque prima o poi passa anche di qui. Ok. Vai, presa. L'ho presa, eh? Perfetto. Vabbè, dai. Devo trovare le altre pagine. Ah, ehi, ma che succede? Oh, stiamo calmi. Ah, è vero che ho quest'arma. Ok. Uccidi le guardie usando rapidità. Perfetto. Così prendiamo due piccioni con una fava. E ci facciamo pure le contromisure astrali. Ok, 3 su 10. Oh, mamma. Colpo. No, perché non me lo fa fare? Ah, sì che me lo fa fare. Fighissimo. Ok. Oh, stiamo molto molto calmi. Sangue freddo, ricarica Jess, per favore. Sì. Ok. Avanti così. Dai, devo ucciderli usando rapidità. Per cui perfetto, 5 su 10. Continuiamo la carneficina. Dai, 7 su 10, c'è ancora qualcuno in vita però. Dove sono? Ah, salve ragazzi. Ok, 8 su 10. Oh, qua ne arrivano tanti altri. 9 su 10. Oh cavolo. 10 su 10. Ora possiamo sbizzarrirci. No? Non me l'ha calcolato come il decimo. Non ho visto, forse sì. Quanti diavolo siete? Ragazzi. Allora. Sì, ok, credo di sì. Ma qua? Si può salire ancora? No. Dove sei? Wow! La musica non accenna a diminuire. Recupera salute. Allora, abbiamo le mod personali piene, quindi facciamo come al solito pulizia. A questo punto possiamo iniziare a levare un po' di roba di livello 4, perché no? Tac, tac, tac. Io solo roba di alto livello. Livello 3, ma cosa? Ma via, via, assolutamente. Peccato che non aumenti la capienza dell'inventario man mano che si va avanti col gioco. Allora, lì c'è uno scudisciato. Quindi lo secchiamo così. Però ce ne sono ancora. Che palle. Dove sono? Oh.
Ah, questa è morta. Ah, perché solo le guardie, Is. Queste tre cespuglie. Oh, finalmente. Allora, ho altri bersagli da uccidere. Anzi, da vincolare. Purifica contiene lettere mobili. Va bene. La domanda è dove si troveranno le altre lettere mobili? Lettere non recapitate dovrebbe essere solo questo reparto. Forse no, eh. Ok, intanto ci siamo compenetrati come nostro solito con qualcosa. Fatemi uscire per capire. Di qua si va a Dead Letters, ok. Allora è solo questo. Ah, però, aspettate un attimo, ci sono piani superiori. Quanti? Allora, possiamo prendere l'ascensore? No, bloccato. Proviamo a fare così. Or dunque. Ci riusciremo ad arrivare così in alto? Ci proviamo. Sì, sì, ci siamo arrivati. Grande. E infatti, tanto qua troviamo il divieto di fumo. Avevamo già letto qualcosa a proposito del divieto di fumo. Aspettabile consigliere eletto, grazie al recente divieto di fumo nel mio stato, sono felice di informarla che non voterò più per lei nelle prossime elezioni. Come tutti sanno, fumare è stato vietato perché il fumo è tossico per gli alieni, a cui il governo ha venduto il nostro pianeta con un accordo segreto. Se gli umani continuassero a fumare, gli alieni non potrebbero vivere sulla Terra. La nostra aria diventerebbe velenosa per loro. Se i traditori del governo non riuscissero a impedire alla gente di fumare, non potrebbero incassare milioni di dollari dagli alieni. Ho un sito web. La gente deve sapere cosa sta succedendo. Continueremo a fumare nonostante tutto. Si tratta di un'emergenza nazionale. I politici stanno consegnando il pianeta ai signori alieni. Noi glielo permetteremo. Resisteremo. Fumerò per sempre. Firmato un fiero fumatore, ribelle e patriota. Ok, un'altra Napal 51. Allora, qui c'è la lettera. Ovviamente. Bisogna capire dove andrà a finire. Qua. Ok, vabbè, il trucco, ragazzi, è a rimanere fermi nello stesso punto. Che lei prima o poi ripassa. Credo. Se ho ben capito. Dov'è adesso? Laggiù. E adesso viene qua. Sì. Perfetto. Ok. Vabbè, in realtà è piuttosto semplice. L'unica cosa, bisogna essere pazienti. Dovrebbe esserci un'altra pagina. Non incaponirsi per cercare di afferrare tutte le lettere, perché inseguendole faremo solo il loro gioco e non potremo tenerle, ma vabbè, dai. Wow. Sì, ragazzi, il valore di queste subquest è proprio nel fatto che ti costringono a riesplorare zone che avevamo già visto, ma a scoprire tante tante cose nuove. Ok, l'ascensore ci avrebbe portato fin quassù. Altre note, perfetto. Mondo a righe. Ok. Sono un abito a quadri in un mondo a righe, sono un abito a quadri in un mondo a righe, sono un abito a quadri in un mondo a righe, sono un abito a quadri in un mondo a righe. Ok, molto shiny. Memoria della casa, ok. Perfetto. Un'altra nota. Sveglia a forma di gatto. Sentiamo. La mia sveglia ha la forma di un gatto e muove gli occhi e penso sia arrabbiato, ma continua a chiedere scusa e non smette. Ho detto tante volte: mi dispiace, mi dispiace, mi dispiace, mi dispiace, mi dispiace, ma non mi lascia mai solo e non so cosa vuole. Continua a scusarmi, vedete, anche ora mi ha detto che sono tutti qui e devo fare attenzione che non mi veda scrivere questa lettera. Vuole che sia qui, che fissi i suoi occhi con i miei occhi e continua a muoversi così veloce, ma non ce la faccio e temo si dimenticheranno di me. Devo scrivervi di questo perché non posso più continuare, ma il gatto sì, per via dei suoi occhi. Oddio, questo è stato ipnotizzato dalla sua sveglia a forma di gatto. Ce n'è di gente strana al mondo e il bureau non si fa scrupoli ad accettare tutti, eh? D'altronde, cos'altro possiamo aspettarci da un'agenzia del sovrannaturale? Altre note. La nostra posizione. Ehi,
Voi avete le domande e i profeti hanno la risposta. Se vi siete incuriositi, attenti al tempo. Abbiamo perso circa 45 giorni negli ultimi 4 anni, tutto a causa dell'accorciamento delle giornate. Ecco perché il Vaticano è un quadrante solare e allo stesso tempo una serratura. What? Un'altra cosa, mentre sono qui, se volete conoscere il segreto di tutto, confrontate il plasma con le cellule cerebrali. Sole e luna sono composti da plasma, semplice luce, non pianeti. Dopo che si è cimentato nella vostra psiche, riflettete su dove davvero vi trovate. Voi, io e l'umanità. Cordialmente. Ok. No, ma. Ok, stiamo qui. A parte che l'ho già presa. Beh, è stato molto semplice sto giro. Done and done. Fascicoli caso, procedure per le lettere, leggiamo. Lettere mobili, acquisite il 13/10/2014 e sarebbero dovute rimanere contenute al panopticon. Il rivestimento di roccia nera annulla l'effetto dell'oggetto. Una pila di quattro buste da lettera, ciascuna contenente un singolo foglio di carta. Tutte le quattro lettere sono illeggibili a causa di notevoli danni provocati dall'acqua. Le buste, curiosamente, non mostrano alcun danno e sono ricoperte di messaggi d'amore. L'oggetto o gli oggetti possono spostarsi per brevi distanze a un ritmo inferiore a tot, sempre in direzione x. Si tratta del primo oggetto alterato ad avere più parti separate, un fatto che in precedenza si riteneva impossibile da. Con il comitato responsabile del budget si sta attualmente valutando la proposta di portare l'oggetto o gli oggetti all'esterno della Holdest House per seguire il movimento fino alla loro destinazione finale. Consultare il fascicolo. Gli oggetti sono stati trovati nell'archivio posta non recapitata, dove l'archivista capo li ha rinvenuti nel tentativo di evitare uno schedario. Ha segnalato di non avere alcuna corrispondenza di tali lettere nel suo archivio. Ok, tra l'altro guardate che piovono lettere. Continuano a piovere lettere dal cielo, guardate il soffitto. Qua l'architettura si distorce, man mano che esploriamo i meandri della Oldest House scopriamo cose sempre più assurde. Sogni intensi, un'altra corrispondenza. Esimi membri del Consiglio Psichiatrico Americano, vi scrivo per chiedervi informazioni sul significato dei sogni rispetto alla salute mentale di un soggetto. Sono consapevole dell'esistenza di molti libri che pretendono illustrare il vero significato dei sogni, ma nutro alcune riserve sulla loro legittimità. Comprendo che non sia una pratica usuale, ma apprezzerei molto una vostra opinione sulla mia condizione attuale. Fin da quando ero giovane ho avuto sogni incredibilmente intensi. Si verificano sporadicamente, ma in essi assisto ad alcuni eventi davvero insoliti. Comprendo che i sogni possano sembrare reali al momento, ma i miei sembrano davvero diversi. Non si verificano spesso, forse una o due volte l'anno. Ieri notte ne ho avuto uno. Ho visto una piccola cittadina deserta. Era completamente buio. Al centro c'era un lago. Ombre di persone si muovevano intorno a me, bisbigliando strane cose. Una luce intensa mi ha svegliato. Stavo urlando nel sonno. Mia moglie mi ha scosso per vari minuti prima che mi svegliassi. A causa di questo recente incidente, ho deciso di cercare aiuto. Il medico ha detto che sto bene a livello fisico, ma ha voluto che richiedessi il vostro parere. Grazie per il vostro tempo prezioso e distinti saluti, Richard Boker. Ok. A Richard Boker, a Alan Wake, chissà. Io purtroppo, non avendolo giocato, potrei perdermi molto. Molti riferimenti. Ma recupererò la serie su YouTube. L'avevo iniziata a vedere ma parecchio tempo fa quando era uscito perché non disponevo di un Xbox e comunque i video YouTube non erano in grandiosa qualità, quindi allora, volevo un attimino passare da questa parte. Calati un attimo, Jess. Esatto. No, di qua torniamo dove ero prima, invece vorrei tornare, pardon, da. Ehi. Ehi, ok. Da questa parte, perché ho visto che c'erano delle scale. Queste scale si ricollegano a sopra e no, infatti sbloccano una porta di livello 4 con un altro documento. Corrispondenza a Cucina Bianca. Esimi membri della Società delle Scienze, ormai è trascorso un po' di tempo dalla mia prima lettera. Spero non abbiate scartato definitivamente le mie richieste. Con questa speranza vi scrivo per chiedervi ancora una volta aiuto per comprendere gli insoliti eventi che si verificano a casa mia. Di recente ho preso in affitto un nuovo appartamento in città. Nulla di speciale, ma a volte trovo l'isolamento piuttosto rilassante. Ma di recente sono iniziate a succedere cose strane. Quando sono in cucina, un locale piuttosto piccolo con poco più che un lavandino, a volte mi perdo. Ciò che mi circonda cambia, mi ritrovo a stare su una strana roccia scura, fisso un cielo incolore, bianco come se nevicasse, terrorizzata dal punto da non muovermi. Che sia un problema cerebrale? Spero di no, perché sembra terribilmente reale. Si verifica ormai da diversi mesi e ho iniziato a temere di entrare in cucina. Se non fosse un disturbo troppo eccessivo, apprezzerei moltissimo una visita da parte di uno dei vostri professionisti per capire che cosa ne pensa. Attendo una vostra risposta con poche aspettative ma grande speranza. I miei più cordiali saluti, Lorraine Fitzgerald. E sì, eventi del mondo alterato, evidentemente.
un'altra realtà che sembra essersi sovrapposta con la cucina di questa tizia. Ok, allora, ora andiamo nel settore di contenimento. Tanto abbiamo completato un'altra contromisura del consiglio, quindi bene così. Ok, possiamo mettercene qualcuna per il reparto. No, c'è solo esecutivo. Niente, allora facciamo bersagli strategici check-in is e vediamo se li beccheremo. Dicevo, dobbiamo andare nel settore contenimento. Possiamo andare alla soglia attiva. Lì c'è sicuramente un oggetto alterato da mettere a posto. Sì, ormai siamo partiti direttamente con questa missione, quindi facciamola. Speriamo di completarla in questa puntata. Dipende quanto questa missione ci costringerà a essere esplorativi, però tanto ormai ci siamo. Sembra piuttosto lunga, quattro oggetti non sono pochi da trovare, quindi probabilmente la puntata andrà in questo, però almeno sarà compatta. Poi non dovrebbe mancarci molto, c'è sempre il signor Tommasi da sistemare, non vedo l'ora, quello proprio, me lo tengo come ciliegina sulla torta perché veramente, ragazzi, l'odio. Ok, siamo qui. Contenimento soglia isolata. Ho sbagliato completamente. Scusatemi. Credevo di essere andato. Ho sbagliato reparto. Ah, che stupido. Soglia isolata. Che cretino. Scusate. Ho letto soglia. Ho letto soglia attiva, ma era soglia isolata quella in cui dovevamo andare. Adesso sto registrando a tarda notte, quindi le mie facoltà cognitive potrebbero essere un pochettino compromesse, però spero di non fare più queste cappelle. Non capisco perché non è possibile cambiarsi gli abiti a ogni spot, ma bisogna per forza andare all'esecutivo centrale per poterlo fare. Lo trovo di una scomodità pazzesca, non ha nemmeno troppo senso in realtà. Capisco questa scelta. Comunque, siamo qui. Ok, la soglia isolata, quanti ricordi. L'ancora. Ok, dobbiamo andare laggiù. Se ho ben capito. Se appaiono nemici non li affronto, io ve lo dico. Siamo nella strada giusta? Sì. Ok. Di qua. E dovrebbe essere qui. La lanterna di carta giapponese, eccola lì. Cosa ci sottoporrà? Quindi? Cosa devo fare? Si protegge, eh? Devo colpire con lo scudo con maggior potenza, ho un'idea. Forse capita giusto a fagiolo. Ha funzionato? No? Questo mi sembra piuttosto potente ciò che sto facendo, non abbastanza? Sì, ok. Vabbè. Ah dai, è stato semplice. Procedure per la lanterna di carta, leggiamo. Lanterna Ramen, recuperata l'1/3/2008. L'oggetto deve essere tenuto in una cella di contenimento rigorosamente chiusa, va assolutamente evitata qualsiasi osservazione prolungata dell'oggetto. L'oggetto è una lanterna di carta nota come Chuchin. La carta è rossa con eleganti caratteri giapponesi di colore nero che si possono tradurre come ramen. L'oggetto ha un effetto attrattivo sia fisico che psicologico. Gli oggetti nelle vicinanze gravitano verso l'oggetto con una minore forza di attrazione. No, in realtà no. Sì. Può darsi. Ancora più notevole è la sua capacità di attirare organismi senzienti grazie alla sua confortante luce rossa intensa. Ok, beh dai, stiamo procedendo. Abbastanza spediti, non diciamolo troppo forte, però. Cosa ci rimane? Il panopticon. Va bene. E poi l'ala medica. In realtà dovremmo essere piuttosto vicini all'ala medica. Forse non c'è nemmeno bisogno di teletrasportarci. Però dobbiamo passare per il motel. No, vabbè, dai, teletrasportiamoci, facciamo prima. Al panopticon ci andiamo alla fine, che tanto ci sono altre missioni lì.
Alla medica. Non abbiamo sbloccato nulla alla medica? Direi di no. Ok, andiamo un pochettino. Anche se l'invasione Iss è la minaccia incombente, non è l'unico pericolo della Holdest House. Eh no, ce ne siamo accorti. Abbiamo incontrato muffe e piante carnivore che non avevano nulla a che fare con l'Iss, ma ciononostante erano parecchio, parecchio aggressive. Vabbè. Allora. Arrivano nemici? La sedia a forma di mano nell'ala medica. Si passa di qua, giusto? Sì. Ah, era qui l'ala medica. Medical, ok. Una porta chiusa di livello 6. Noi siamo immuni alle muffe, quindi possiamo esplorare tranquillamente. Che figata. Qua saremo decisamente morti, però ci sono due premi per noi. Spero fighi. Accelerazione sequestro. Non lo usiamo granché. Efficienza schivata. Vabbè, intanto comunque anche qui abbiamo ripulito. Ok, nulla di che, una porta chiusa. Ah, qua c'è una porta di livello 6. Ok. Una registrazione. Mark Gibson. Ascoltiamo. Tanto ne approfitto per bere, che sto morendo di sete, qui fa ancora caldo. Che diavolo! Oddio! Codice nero. Ah. Brutta storia. Meditazione remota. E di qua sblocchiamo questa porta e il relativo shortcut. Ma ciò non ci aiuta a capire dove dobbiamo andare? La muffa è arrivata fin qui. Ah! Oh, vabbè, già che ci siamo. Dobbiamo distruggere la muffa. No, ragazzi. Dalla padella nella brace. Vabbè, attiviamocela un attimo. Lì c'è sia un oggetto alterato, se ho ben capito, sia le muffe. Muori. Ok. Senti. Abbiamo finito? Grazie. Allora, qua ci abbiamo due missioni insieme. Temo. Questa non è una sedia a forma di mano. Qua c'è una muffa intanto. Si è spostato? Qualcosa mi dice di sì. Che diavolo sta succedendo? Ok. Stavolta è qua. No. Capisco. Ci credete che non capisco? Cosa devo fare? Ah, eccola la sedia a forma di mano. Ecco la mano. Non
Non so cosa ho fatto, ve lo giuro. Manu umana. Procedura di contenimento. L'oggetto deve essere tenuto in isolamento e rimosso da altri oggetti non protetti. In nessuna circostanza è consentito sedere sull'oggetto. Descrizione: una sedia di plastica dalla forma di una mano umana risalente agli anni 60. Al palmo della mano forma una sedia con le dita che rappresenta lo schienale. Che carina. L'oggetto influenza le forze gravitazionali attirando e respingendo altri oggetti nelle vicinanze con una forza di attrazione anche qui. Le dita sembrano poter cambiare posizione anche se troppo velocemente per poter essere effettivamente viste o filmate. L'oggetto potrebbe cambiare forma piuttosto che muoversi. L'oggetto mostra tali effetti solo durante le notti di luna piena. L'analisi dei campioni ha confermato che contiene materiale genetico umano. Trovata in un magazzino presso X ad Albany, una squadra di reclute di incursori, accompagnata da un agente operativo esperto, è stata inviata per indagare su alcune dicerie locali quando si è imbattuta nell'oggetto. È riuscita a recuperare l'oggetto con successo, l'importante è quello. Ora, già che siamo qui, ragazzi, io detesto doverlo fare, ma... Vabbè, ci sono altri modi per dirmi che di là non posso passare. Però quasi quasi, mi sa che c'è una missione di Muffa di cui dobbiamo occuparci. Eh sì. Allora, qua ne ho visto un pezzo. È andata. Poi. Oh, perché? Qua? Ah no, sembrava ci fosse un tasto di interazione, ma inizio ad avere le allucinazioni anch'io. Va bene. Però questa cosa non ha nulla a che fare con la sedia. Eppure è qui. Non capisco. Non posso nemmeno più tornare indietro, ma quindi... Ragazzi, mi sembra chiaro che cose strane ne succedono, eh. Tuttavia non capisco cosa devo fare io con questo IS. Si è risbloccato tutto. Va bene. Tutto normale, tutto a posto. Qua usciamo, quindi no. Davvero solo qui la muffa? Non è possibile. Che disastro. Di qua? Ah, no, c'è anche qua. Sì, però... Non è che abbia fatto tutta sta pulizia. Sembrava distruttibile questo muro. O no? Ok, io ho tolto metà muffa, ma... Ce n'è ancora parecchia. Ah! Guarda un po'. Ok, altri due pezzi. Forse qui? No. Che davvero non si vede benissimo. No. Oh. Detesto questa missione. Qua c'è una nota. Autopsia sulla muffa. È nuova.
Il deceduto era una persona di tot anni, senza condizioni mediche di rilievo. Il soggetto è stato portato qui dopo essere stato trovato nella soglia attiva, in uno stato di decadimento precoce simile nell'apparenza a quello caratteristico di quello fungino. Durante l'autopsia le cavità pleurali del cadavere sono state riscontrate come piene di muffa a un livello tale che lo staff medico ha dovuto indossare abiti anticontaminazione. La procedura è stata inoltre ostacolata da anomalie quali la temperatura elevata del corpo e muscoli del busto di forma naturale, forse a causa dei gas intrappolati all'interno. I campioni di routine e i campioni di tessuto richiesti dal dottor Handrail sono stati estratti con successo. Tuttavia era guardevole la rapida regressione al di fuori del corpo ospite, causa della morte e ingestione di muffa. E questo documento è stato redatto dal dottor Suvi Patton su ordine di Raya Underhill. Ma non ce ne frega poi così tanto, perché quello che ci frega di più è trovare le altre muffe. Che prova a sparare a caso. Può avere senso? Una strategia vigliacca, voi direte? Non lo so, ragazzi. A un certo punto. Sai mai che per caso colpisci una muffa che non si riesce a trovare. Casino. Dai, ne manca solo una. Muffetta, muffettina. Dove ti nascondi la mattina? Sarai qui dentro? Sarai qui sopra? Ah. Ragazzi, non la trovo. Vabbè, la cercherò offscreen. Non succede nemmeno niente di solito, non ci sono cutscene né nulla di speciale, quindi davvero non starei a perderci troppo tempo, però. Che scazzo. Per una muffa. Se la trovo poi ve la faccio vedere, eh. Dove si trova per completezza, perché. Costo di mettere pubblicare uno screenshot. Boh. Vabbè, ok. Allora, quindi dobbiamo andare. Rimettiamoci la missione. Il panopticon, dato che è lì che si trova il semaforo. Ok, andiamoci. Via di qua, via di qua. Ok. Ragazzi, la troverò con la muffa. Dovessi cercarla ovunque, magari, però adesso non c'ho proprio voglia. Panopticon. Ok. Bisogna trovare un semaforo. D'accordo. Beh, che succede? Ah, ok. Beh, almeno la schermata di caricamento fammela vedere, se no mi preoccupo. Ok. È qua. No. Oh, Supremis. Abbiate pazienza e pietà della mia anima. Non ci voglia. Allora, questo semaforo non è andato troppo lontano, questo è certo. Ok. Giusto? Sì. Potrebbe trovarsi anche laggiù, però. Ma vediamo prima a livello 2 e poi semmai scendiamo. Semaforo. No. Senti, davvero, non ne ho voglia. Ignoriamolo. Siamo superiori. Ok.
Ok. Prendiamo l'ascensore. Andiamo al piano 4, vediamo. Poi al massimo li facciamo a ritroso. Ma mentre sono sull'ascensore non posso sparare però. Non posso nemmeno saltare, non posso fare nulla. Allora non è così divertente. Vediamo se però, aguzzando la vista, vediamo un semaforo. Cosa mi sta costringendo a dire questo gioco? Cioè, pensate uno se ascolta questo commentary senza vedere nulla a schermo. Penserà probabilmente che sono un pazzo, un folle. E lo sto diventando sempre di più. Ok, siamo al quarto piano, dove c'era il buon vecchio Dylan e dove abbiamo battuto il frigorifero. Eccolo lì. Ah, potevo teletrasportarmi anche qua. Però ci dice il centro del panopticon. E forse potrebbe essere addirittura. Oh, qua cosa c'è? Potrebbe essere un piano addirittura superiore. Vediamo. Al quinto piano, per esempio. Che si sale ancora. Ok, si può salire ancora. Ok, questo rumore? Ah, la cella blindata che si apre. Quanti tempi morti? Scusatemi. Ma se gioco solo e esclusivamente mosso dalla fretta, rischio di fare ancora più danni. Posso salire a un piano ancora superiore, secondo voi? Forse sì. Proviamo a fare questa cosa. Non ce la faccio per un pelo, però. Forse perché non devo farcela. Eppure sembra esplorabile anche quel ponte lassù. Quello è il quinto piano. Aspettate. Dai. No, eh? E qua dove finisco? Chi lo sa? Non so perché ho la sensazione che debba salire su di lì. Il punto è che non so come posso farlo. Questa è la cosa più sopraelevata che mi sembra esserci. Contenimento panopticon, ma non mi dice il piano. Ah, aspettate. Ho un'idea? Sì. Ah, no. Muro invisibile, ragazzi. Tetto invisibile, anzi. Guardate. Vedete? Non si eleva più di così. Quindi questa struttura è finta. Vabbè. Buono sapersi, almeno evito di perderci tempo. Quindi. Che sia qua sotto? Cioè non trovo una muffa e un semaforo. Bello. Fantastico. Voglio morire. Bene. Tra l'altro potevo fermarmi al punto di controllo. Adesso dove cavolo mi fa ricominciare? Mannaggia a me. Devo ricordarmi che i punti di controllo sono dei veri e propri checkpoint. Però evidentemente non riesce a entrare più in testa. Vabbè, questo semaforo non si trova. Però abbiamo appurato che al sesto piano è impossibile arrivare. Almeno con levitazione, però se c'è un tetto invisibile, questo mi fa presagire che non si possa proprio. Ah, dunque. Vabbè, ricominciamo da qui, buono.
Allora, il punto è questo, più o meno. L'unica cosa, dobbiamo salire. Ok, non lo faremo così. A meno che non sia qui sotto, ma mi sembra di averci già guardato. Sì, infatti. E a meno che non ci sia ancora più del sotto. No, non c'è più sotto. Più sotto non c'è nulla, vero? No, no, c'è l'oscurità. Allora, ci facciamo tutti i piani andando in quel punto lì. Sembra la cosa più saggia da fare. Voi che ne dite? Ok. E qua non c'è nulla. Cioè, o il gioco è molto approssimativo nel mostrarci il punto, o è molto preciso, e allora dobbiamo solo capire qual è il punto esatto. Mi spiace, ma non posso partecipare alla missione nel settore ricerca. Con tutto che ho visto che ci danno anche dei trofei se lo facciamo, però. Ok. Vai. Siamo Deve essere qua. Ma secondo me sì, è qui. Sento anche una specie di strana litania. Ecco, qua c'è qualcosa. Sì, ma sono nemici. Facciamoli fuori, sennò ci confondono le idee. Oh! Chi mi ha sparato? Cosa? Non rompere. Oh, ragazzi, siamo ben qui, cioè. Proviamo a vedere se non è qua dentro. Tanto la musica non accenna a diminuire. Ah! Ciò che ho fatto un piccolo salvataggio. Qua è tutto chiuso. Oh mon Dio. Semaforo, eh. Ah, io provo a vedere anche che non si trovi qui dentro, ma non credo. Aria non mappata addirittura. Passaggio alterato. Perché scusate? Ah! Eccolo invece! Ma allora, scusate, però non è... Merda. Ah, devo andare quando è verde. Ho capito, ha un 2-3 stella. Ci scommetto. Sì, ragazzi. Siamo fermi? Bastardo. No, ragazzi, non ci posso credere comunque. No, mi ha preso? Oh mio Dio, cosa sto facendo della mia vita? Allora non ho capito. Se sto fermo non mi fa niente. Ok. Sono immobile. No, cazzo! Colpa mia, no. Ho mosso leggermente l'analogico, ma perché ero convinto. Non è che qua si vede meno anche. Ok.
Sei fritto, amico. Preso. Però ragazzi, la mappa non segnava questo luogo, siamo chiari. Ok, ritorna da Langston. Procedura per il semaforo. L'effetto dell'oggetto dipende dall'esposizione alla luce solare. Luce rossa, trovato nel 1999. Ok, un semaforo con tre luci ben distinte disposte in verticale su ciascuno dei suoi quattro lati, dall'alto verso il basso. Le luci sono rossa, gialla e verde. Si ritiene che nella manifestazione di questo oggetto e del suo effetto sia coinvolto un popolare gioco per bambini. Esatto, un 2-3 stella. Se un'entità si avvicina all'oggetto mentre attiva la luce rossa, sarà immediatamente trasferita a una distanza di tot dall'oggetto stesso. Le teorie secondo cui l'oggetto trasferisca le persone in una linea temporale precedente o in un universo parallelo sono state scartate dopo un'attenta valutazione. L'oggetto è stato scoperto dopo che un semaforo in incrocio vicino alla scuola elementare ha iniziato a trasferire persone dopo il tramonto. Un certo panico locale ha portato il caso all'attenzione dell'agenzia e l'oggetto è stato recuperato e la confusione è stata giustificata al pubblico come la conseguenza di una fuga di gas. Certo che anche l'agenzia se ne doveva inventare di belle per riuscire a insabbiare tutti gli eventi assurdi, sempre più assurdi, che accadevano nelle varie cittadine, tutti i fenomeni paranormali con cui le persone ordinarie si sono ritrovate a che fare. Ok, dai, buttiamoci, ovviamente con moderazione. Bene. E parliamo con Langston. I found all those missing altered items. All of them? Wow, you have a gift, man. But those weren't all of the altered items. Oh dio, no. The hiss must be making them restless. We've had several more containers. Oh no. How many of these things did he lose? Langston, sei un imbecille. Just a couple. Should be no problem. Un paio? I really appreciate you. Ok, non è finita. Purifica il fenicottero, il manichino e la paperella di gomma. Non sono un paio, sono tre, bastardo. Ok. See you later, Langston. Ragazzi, a quanto pare il giro delle subquest continua. Ma noi ne approfittiamo per potenziarci un goccino. Cosa potenziamo? Potremmo aumentare ancora la levitazione. Sequestro lo utilizzo veramente poco. Anche lo scudo. Qua ce ne vogliono 4. Ma sì, dai, aumentiamo la levitazione. Ormai stiamo riempiendo sempre di più lo skill tree comunque. Allora, facciamo così, ragazzi. Io mi sposto all'esecutivo centrale. Così poi faccio un cambio d'abito, che ci sta sempre. E poi cerco quella muffa lì, vi faccio vedere magari nell'incipit della prossima puntata dove si trova, e poi andiamo avanti con le ricerche di Langston, Mr. Tommasi, e qual è l'altra missione ancora che ci rimane in sospeso? Non la ricordo, adesso comunque vediamo. E niente, forse un altro video, altri due? Temo di sì, ragazzi. In realtà, ma arrivati a questo punto, potrei anche procedere con la principale. Vabbè, dai, facciamo che ne faccio ancora uno dedicato alle subquest, poi se ci rimane ancora qualcosina in sospeso, piuttosto andiamo comunque avanti con la principale. Ora ne ho voglia, sinceramente, per quanto mi abbia divertito tantissimo fare anche queste missioni. Ok, nuovo abito, abito dorato. Oh, che stile. Ok, diciamo, per quanto mi abbia divertito molto, ora facciamo ancora un video di subquest, perché ci manca ancora da fare. No, in realtà ci manca la muffa, Mr. Tommasi. E basta. No dai, allora forse ce la caviamo nella prossima puntata, ma sì. Ma dai, potremmo farcela, non vi prometto nulla. Tommasi sarà la nostra ciliegina sulla torta. Comunque, io vi ringrazio per l'attenzione. Alla prossima, ciao ciao.